dovete fare la recensione del cappello al cilindro. Vediamo come è fatto un cappello a cilindro. Molte persone sanno che esistono i cappelli a cilindro, ma pensano che non siano trasportabili. Invece questo è un cappello assolutamente trasportabile, perché lo possiamo far diventare piccolo con un colpo di bacchetta magica. Per magia il bacchetto, il cappello può tornare a essere grande, quindi possiamo avere a disposizione un contenitore per far apparire magicamente oggetti. Ora però, oltre alla recensione del cappello a cilindro, volevo fare la recensione del mazzo elettrico. Sì, perché non esiste un solo tipo di mazzo elettrico. Ah, vediamo anche la fodera interna del cappello a cilindro. Non esiste un solo tipo di mazzo elettrico. Questo è ad esempio un mazzo elettrico di quelli a 25 carce che fanno questo tipo di effetto. Esiste però anche un mazzo elettrico a 52 carte, che è questo, che ha molte più carte, che quindi quando fai l'effetto del mazzo elettrico fa un effetto un pochettino più grande. Ora volevo far vedere qualche altra cosa che si può fare col mazzo elettrico. Facciamo questa discesa di carte sul polso, così, sul braccio, stendiamo le carte e le possiamo riprendere. Facciamo vedere anche per chi possiede già un mazzo elettrico e non sa come utilizzarlo. Si tiene con la mano destra in questo modo, con la mano sinistra si prende la prima carta e si lascia cadere. Essendo le carte legate tra di loro, una dietro l'altra, cadono. Altro modo è tenere il mazzo così e lasciarle cadere man mano, allentando la presa, così. Man mano allentiamo la presa e lasciamo cadere. Contemporaneamente con la mano sinistra tiriamo verso il basso e quindi possiamo fare questo effetto. Ora stiamo facendo l'effetto con il mazzo elettrico da 52 carte. I mazzi elettrici, quando li hai, puoi mostrarli come un normale mazzo di carte. Fai vedere un mazzo di carte. Ok, un mazzo di carte. Prendi una carta, il tuo spettatore prende una carta, e lasci cadere e fai questo effetto di gag. Quindi, allora, vediamo come funziona il mazzo elettrico. Questo è un mazzo di carte, lo prendi, lo mostri. Cuori, quadri, fiori, picche e puoi cominciare a fare le tue prime mosse di abilità. Pollice, fai scorrere, fai cadere, puoi mettere le carte sul braccio e raccoglierle e poi fai prendere la carta. Fai prendere la carta al tuo spettatore, il tuo spettatore quando prende la carta lascia andare e si scopre la gag. Quindi questo è un mazzo di carte che tutti sanno che è truccato e lo devi utilizzare non per far credere realmente che te sei bravo a fare questo tipo di mosse, che esistono simili con le carte normali, ma questo non è non è possibile invece fare con un mazzo normale esattamente questo tipo di mossa qua. Esistono molto simili piegando le carte in un altro modo. Non devi far credere veramente alla fine del gioco che sei in grado di fare queste cose, ma lo utilizzi come gag. Prima fai un pochettino rimanere e poi dopo alla fine scopri. Magari ti lasci cadere le carte facendo una gag comica. Questa è da 22 carte, 24 carte, quello con metà mazzo. Questo invece è quello quasi con un mazzo di carte completo, con 50 carte, siamo 25-50 carte, e fa un effetto molto più lungo. Vediamo anche distese, perché sul nastro le puoi distendere anche sul tavolo queste carte, per questo verso. Ecco, con un mazzo da 50 carte l'effetto di quello che viene, e vediamo con un mazzo invece da 25 carte qual è il tipo di effetto. È un effetto sempre molto bello. Abracadabra, colpo magico!